caso qui vi faccio vedere come abbiamo creato un'esperienza, questa è la griglia più autentica, e i pacchetti di viaggio, le proposte di viaggio vengono visualizzate all'interno della pagina. In questo momento stiamo lanciando la magia del Natale, per esempio, e le strutture ricettive, le agenzie di viaggio possono caricare all'interno dei pacchetti turistici piuttosto che delle offerte all'interno della struttura associate direttamente alla magia del Natale. Verranno visualizzate in una pagina, la magia del Natale, in cui noi raccontiamo come è possibile passare il Natale in Puglia, e un turista che sta navigando nel portale può essere stimolato a scegliere proprio la vostra, perché poi arriva sul vostro sito per scegliere di acquistare il pacchetto o di chiamarvi per acquistare la tuta. Ancora più parlo di attori. Chi sono? Ci sono anche attori, tipi di attori, non sono solo le strutture ricettive o gli operatori dell'intermediazione, ma sono tutti quelli che sul territorio offrono servizi per il turismo. Non abbiamo fatto elenchi, però qui parlo di guide turistiche, operatori che fanno escursioni, associazioni sportive, noleggio di mezzi, gestori degli attrattori artistici e culturali, quindi abbiamo i gastronomici, abbiamo tutta una serie di operatori al servizio del turista, del viaggio, e che servono a completare la filiera. Il DMS in questo senso è un ottimo punto di incontro digitale della filiera, dove tra voi stessi potete trovarvi. C'è una parte del DMS che posso anche visionare online, vediamo dopo, operatori turistici, dove potete scaricare anche elenchi veri e propri di tour operator, agenzie di viaggio, visite turistiche del vostro territorio, operatori di chi fa noleggio di mezzi, perché così potete aiutare anche il turista che viene da voi a costruire il proprio viaggio. Andiamo verso la personalizzazione dell'esperienza di viaggio, quindi abbiamo, in realtà ci sono tutti gli strumenti utili a rendere un servizio più completo per il turista, visto che adesso dobbiamo distinguere tra il turista pigro, quello che chiama ancora oggi l'agenzia e si fa fare il viaggio, e l'operatore che invece, il turista che invece va online e se lo organizza da solo. Ci sono anche quelli che fanno un'intermediazione, quindi magari chiamano la struttura e chiedono quali sono, ci posso fare delle visite guidate, e voi non potete farlo, cioè la struttura ricettiva non può farlo, ma ha un database a cui accedere per aiutare il turista a pianificare il proprio viaggio. All'interno di Viaggiare in Puglia abbiamo online oramai quasi più completo, possiamo dire, il Trip Planner, ed è uno strumento che potete utilizzare anche voi stessi, operatori della filiera, per aiutare il turista a costruire il proprio viaggio, perché all'interno potete selezionare le, non so, i punti di interesse da visitare, degli eventi da visionare, il sistema addirittura vi intercetta se coincidono le date con il periodo della vostra vacanza. L'operatore, se questa cosa la state facendo all'interno della struttura, è possibile anche stamparlo e consegnarlo al turista per percorrere il proprio viaggio. Quindi è importante tutto questo per dire che è importante essere sul DMS, anche per chi non è obbligato a farlo. In questo caso, una guida turistica, che per leggere semplicemente all'interno di un elenco d'acqua, le province, provinciale, senza contatti, senza nulla, quindi ha uno strumento di promozione. Quindi può iscriversi, prendere contatti, in questo caso proprio gli stecco, prendere contatti con chi si occupa dell'attività all'interno di Puglia Promozione, comparire per esempio nella pagina attività che dice cerchi cosa fare in Puglia, dove vengono elencate le attività offerte proprio da voi operatori locali. Noi qui dentro non ci mettiamo quasi mai niente, tranne quando abbiamo proprio necessità di comunicare che avviene qualcosa, ma tutti i contenuti che compaiono qui sono quelli che ci hanno proposto gli operatori del DMS. Queste stesse attività poi vengono anche collegate in maniera, diciamo, relazionale all'interno del portale con il comune o con il territorio di riferimento. Quindi, per esempio, se avete inserito una passeggiata a cavallo da fare a Mesagne, comparirà anche all'interno del comune di Mesagne. Quindi è un'amplificazione della comunicazione che sicuramente da solo non potete fare.
Se sei invece un organizzatore di eventi, da sempre da quest'anno Puglia Events è entrato in Puglia in Puglia pubblicamente, cioè il content è lo stesso. Puglia Events è proprio la sezione eventi di Viaggiare in Puglia. I sistemi invece di caricamento sono separati, quindi chi ha bisogno di caricare, di inserire un evento, promuoverlo su Viaggiare in Puglia, deve iscriversi prima di tutto separatamente ad un altro database, che è il database regionale degli eventi, inserire questa volta autonomamente, mentre le attività non sono ancora state rese autonome, invece gli eventi possono essere caricati direttamente dall'organizzatore. Passano un flow di approvazione e vanno online. Abbiamo quindi www.puglia.it, che è la sezione eventi di Viaggiare in Puglia, che offre al turista gli eventi sul territorio. Quindi cosa significa essere nell'ecosistema digitale? Parliamo tanto di Viaggiare in Puglia, noi siamo in un ecosistema digitale. Io dico, dovresti scegliere di dedicare un po' del tempo al DMS, perché per avere visibilità sul portale istituzionale, sui nostri canali social, perché la tua offerta o attività sarà contestualizzata rispetto al periodo, al territorio e alle campagne di promozione turistica di Puglia Promozione, e perché i visitatori del portale sono potenziali compratori, cioè ovviamente noi vogliamo fare business, noi Puglia Promozione non possiamo farlo, ma possiamo aiutare voi a farlo. Inoltre, sempre attraverso il DMS, come dicevamo prima, è possibile adempiere agli ordini di comunicazione posti dalla legge, prenotare la partecipazione a fiere e workshop, non tutti lo sanno, ma è possibile consultare la rassegna stampa sulla Puglia turistica, accedere in tempo reale alle statistiche sul turismo, potete anche chiederci materiale, foto e video utile alla vostra comunicazione, perché abbiamo un database immenso. Non utilizziamo, abbiamo sfruttato nel tempo vari archivi, man mano che utilizziamo alcune immagini le liberiamo e diamo la possibilità agli operatori di svecchiare i propri archivi, i propri strumenti di comunicazione senza intaccare troppo le proprie tasche. Questo vale anche per il materiale che abbiamo editato nella loro come Puglia Promozione. Materiale editato come archivio fotografico di gioco. Materiale cartaceo che abbiamo creato a favore del territorio. Se è disponibile. Sì, sono disponibili. Quindi è possibile scaricare anche questo? Sì. Ma questa è una cosa interessante. Sì, sì, ora se lo dico anche dopo, perché diamo informati anche delle mie guide territoriali, per esempio, che non possiamo effettivamente stampare anche noi in quantità limitate per fare uno spreco, però abbiamo la possibilità di avere il file e stamparlo in un proprio. No, era questa una cosa. Sì, sì, è positiva. In più, dicevo, sfogliare e scaricare l'elenco delle strutture ricettive, delle agenzie, di tutti gli operatori turistici utili a costruire l'offerta. Ancora, dicevo, ancora vantaggi per te, operatore, abbiamo una sorta di kit digitale che possiamo fornire all'operatore che ne ha bisogno, che è più o meno così. Da questo, ovviamente, dopo Puglia Promozione, per dire che lavoriamo con Puglia Promozione, lavorate con Puglia Promozione, dei banner, sono semplicemente anche solo delle immagini che possono appuntare al sito turistico regionale che c'è in Puglia, i feed stesse degli eventi e dei widget che adesso vi specifico meglio, una selezione di foto territoriali e tematiche sempre per un utilizzo libero su siti. Quindi che ci può essere richiesto mandando una mail a redazione.wikimedia.it. Abbiamo i file pronti per la stampa delle guide turistiche territoriali e tematiche e poi supporto all'utilizzo degli open data turistici regionali. Ora vi spiego anche perché. Poi c'è un link di Puglia Promozione sul proprio sito. Il logo sì, che punta all'agenzia Puglia Promozione. Il link è pronto. Allora, i feeder stessi degli eventi e di widget a cosa ci servono? Se avete un sito internet che racconta la vostra struttura, che parla di un territorio, ma non può ovviamente intercettare tutta l'offerta, tutti i contenuti, noi diamo la possibilità di occhiare ad alcuni contenuti. Come? Con questo strumento, diciamo, che sulla sinistra, la manovra tecnica
tecnicamente una mascherina che carica e visualizza direttamente gli eventi presenti su Google Events sul vostro sito internet. Quindi io vi mando un pacchetto. Immaginiamo un pacchetto che è possibile caricare in maniera abbastanza facile nel vostro sito internet e in automatico si vedranno gli eventi caricati su Google Events. Oppure quest'altra mascherina diciamo che ha vari formati è un'altra mascherina che permette di fare delle selezioni e offrire diciamo, una scelta che poi finisce comunque su Viaggiare in Puglia, ma dà un'altra possibilità, quella di non dover caricare sui vostri siti tutte le informazioni per esempio del territorio o delle attività o degli eventi. Quindi delegate questo compito a chi questa cosa fa per mestiere, ma non perché voi non dovete fare, perché voi dovete pensare a vendere male, diciamo, che poi non fine. Però nel frattempo la camera si sceglie anche perché la struttura è contestualizzata all'interno di un sistema più ampio. Questo sistema è la Puglia, quindi perché non offrire dell'altro con dei semplici passaggi. Dicevo, gli open data, le Puglia promozione può darvi supporto per l'utilizzo degli open data perché la promozione reggimi è stato scelto come progetto pilota e donna a pubblicare dati in formato aperto, uno dei primi. E parla come assunta da me tecnicamente. Ha una legge per l'apertura dei dati, quindi si è impegnata ad aprire i dati così come è richiesto a livello nazionale e il portale degli open data dalla regione dati su Puglia.it e tra i dati certificati ci sono anche tra i primi a essere pubblicati ci sono quelli sul turismo e quindi abbiamo un dataset relativo all'ordinamento turistico, alberghiero, extraalberghiero, secondo le varie applicazioni, ma abbiamo anche i dati su tutti gli operatori. Chiaramente stiamo parlando di informazioni, di dati non sensibili, ma di tutti quei dati che normalmente trovate sul portale e che quindi sono anche pubblicati in formato. E analogamente ci sono anche i dati sugli eventi e i dataset su tutti i punti di interesse della. Cosa significa avere questi dataset pubblicati? Che se una società che sviluppa app vuole inserire strutture di certifica al suo interno, non deve andare a censire, non deve trovare da altre parti, ma semplicemente scarica questi dataset e utilizzare liberamente questi dati. Allo stesso modo si trovano per esempio informazioni sui luoghi, se avete bisogno di scaricare, di inserire nel vostro sito delle informazioni specifiche sui luoghi, ma anche una semplice descrizione o delle informazioni di contatto, invece di farvi questa scelta, questa ricerca, elaborazione dei contenuti, scrittura, elaborazione di foto, noi diamo già degli strumenti utili, cioè dei contenuti utili alla pubblicazione diretta sui vostri siti. Ovviamente questo significa, non è detto che nel tempo dobbiamo avere dei siti uguali uno all'altro, ma sicuramente una base di partenza per elaborare poi successivamente la propria strategia, ma questi di sicuro sono dati autorevoli, infatti dicevo l'operatore può evitare di duplicare informazioni già presenti sul web e l'autorevolezza di Puglia Promozione la vostra garanzia, se stanno scritti là di sicuro qualcuno li ha verificati e usare quindi quelle informazioni di cui ha bisogno per aggiuntare i propri strumenti di comunicazione online, offline, perché se create una brochure volete inserire la descrizione del comune in cui vi trovate, sicuramente trovate uno spunto all'interno di questi file che potete scaricare. Io finisco con le esortazioni, ora al di là della carriera che abbiamo, volevo dirvi che non siete soli, siate competitivi, ma collaborate e collaboriamo. Accogliete e rendete la digitalizzazione un'opportunità, quindi prima parlavamo con Maria Assunto di tutto quello che siete costretti a fare, però tutto quello che siete costretti a fare in realtà semplifica tanto altro. E in più, anche la più piccola struttura ricettiva presente nel piccolo comune della Puglia in qualche modo ha un'opportunità così. Se invece fossimo rimasti alle agenzie di viaggio e alle richieste
ai cadavri, probabilmente questa possibilità non ci sarebbe mai stata, e le distanze sul web sono lunghe. Poi usate la promozione istituzionale come amplificazione della vostra promozione aziendale, perché di sicuro noi possiamo fare una comunicazione, una promozione non alla portata del privato, ma di sicuro di amplificazione elevata. Dedicate cura e attenzione al vostro sito, perché sul web è casa vostra. Sui social network usate l'hashtag ufficiale We Are in Puglia, perché come c'è questa nostra strategia, e dovete sapere che per comunicare sicuramente, cioè, molti di voi potrebbero avere un hashtag da utilizzare, ma se utilizzate in sintonia con il nostro We Are in Puglia, entrate in un contesto sociale digitale molto più ampio e con una di valore elevato. In più, seguite le news su una pagina del CMS, non dico di farvi rendere la vostra pagina iniziale perché sarebbe troppo, però ogni tanto andate a vedere se c'è qualcosa che vi interessa, perché lì noi pubblichiamo gli aggiornamenti di tutto quello che succede dal punto di vista istituzionale, e leggete le nostre newsletter, perché è il nostro, non dico unico modo, ma è il nostro modo principale per comunicare con tutti. In più, chiedete quando non uscite a qualcosa e non date nulla per scontato, perché non ci siamo. E insieme tutto funziona meglio. Buonasera a tutti. Siamo in chiusura, quindi ovviamente non altro non sono aggiunto. Io approfitto della presenza di queste, sì, uno di queste future, insomma, leve del turismo, per esortarvi a ovviamente continuare a investire. Tutta la provincia di Brindisi, in particolare Valle Vitria, sono in questo momento il nostro fiore all'occhiello. Per quanto il territorio turisticamente è arrivato solo da poco, a differenza di altri territori come il Salento, come il Gargano, sono insomma i nostri cavalli di battaglia, sono stati cavalli di battaglia per tanto tempo, adesso in questi ultimi anni stiamo registrando sensibili incrementi turistici in queste zone, quindi l'esortazione è quella di cogliere questa opportunità. È un territorio che ha grandi potenzialità. L'anno scorso, giusto per accontentare il collega Giullino che chiedeva numeri, vi dico che l'anno scorso è stata tra le province che ha performato che ha performato in modo migliore rispetto tra il 2014 e il 2013. Abbiamo registrato in questa zona circa un 14% in più di flussi, e la cosa che a noi interessa moltissimo, c'è stato un incremento sensibile quasi il 10% di turismo di arrivi e presenze straniere. Il turismo straniero è quello che porta più economia, e soprattutto il turismo che ci permette di destagionalizzare, quindi è prettamente balneare, tranne in alcune zone che invece riescono ad attirare turisti anche fuori dall'estate, soprattutto appunto nella zona un po' più interna. Quindi non avrei altro da aggiungere se non augurare a chi già lavora un grosso in bocca al lupo, a chi invece si appresta ad entrare in questo mondo un altrettanto in bocca al lupo. Insomma, noi siamo qui, mi sembra che la squadra sia non è completa, però è abbastanza composita, e siamo a disposizione per supportarvi così come abbiamo fatto oggi. Grazie.